oggi la star del video sei tu. Ragazzi, benvenuti amici, nuovo video. Un nuovo video. No. Mi raccomando, iscrivetevi, perché tantissimi non si sono iscritti al canale o si sono trovati disiscritti. Girate il telefono e guardate se siete iscritti. Mio fratello Francesco, sicuramente ve lo ricorderete per qualche video che abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto una bellissima esperienza da Pure Sport a Monza in cui si è guidato. Cos'è che avevi guidato la Lambo? Sì, Huracan. Bello quello. Sì. Perché siamo qui in garage? Un attimino di contesto. Mio fratello è esattamente 4 anni più grande di me e quando lui aveva 14 anni i miei genitori gli hanno regalato un bellissimo booster. Ma te lo ricordi quel booster? Non era male. Certo, me lo ricordo, me l'hai smontato tutto. Ecco perché siamo qui, bravo, hai già spoilerato. Fondamentalmente lo ha fatto tutto bello, lo ha preparato, gli aveva messo i 70, la Polini Foresti 17,5, overrange, un sacco di roba, anche verniciato, che poi è arrivato lui a fare la patente, 18 anni, e io ho fatto 14 anni, quindi era il mio tempo degli scooter. E quindi prima di acquistare il mio, cioè i miei genitori mi hanno acquistato il Phantom, mi ha levato il blocco e mi ha lasciato solo la Forrace. Madonna, tutto era tritato. La sella, non c'era niente. Era completamente tritato. E mi è rimasta la Forrace in mano col telaio. Ma perché fondamentalmente erano i primi esperimenti che facevo, mi sporcavo le mani di benzina e mi divertivo a smontare, gliel'ho smontato tutto e non gliel'ho mai più ricostruito. Basta. Poi alla fine l'abbiamo dovuto portare a rottamaio. Esatto. E quindi mi sono sempre sentito, devi saperlo, mi sono sempre sentito un po' in colpa del fatto di averti rovinato lo scooter e di non aver mai fatto niente per rimediare. Però mi hai lasciato la Full Race, 180.000 lire. Oggi parte quindi una nuova serie di 4 video per sanare questo debito in cui, lui a dire il vero non lo sa ancora, è qua solo pensando di fare una prova degli scooter in cui regalerò uno scooter a mio fratello. Ma tu non lo sapevi? Davvero non lo sapevi? No. Sì. Ok. Sì, schiacci keyless una volta. Gira la manovella su iniezione sinistra. Bravissimo, si accende il quadro. Sul cavalletto, altrimenti non va. Freno e accensione. Bello. Vai su, voilà. È leggero. Vi giuro che non è programmato. Lui sapeva solo che dovessimo provare insieme uno scooter. Invece sarà una bellissima serie, 4 episodi, e alla fine glielo regalerò. Io ovviamente non posso seguirlo se non altro che non col booster. Andiamo a tirare l'aria. Vediamo se si accende. Madonna che fumo che fa il booster, perché è un sacco che non lo accendo. Quindi abbiamo un mezzo quattro tempi che non fa né fumo né puzza né rumore. E poi abbiamo un mezzo giusto, ovvero un mezzo che puzza, che fa rumore e che rompe le scatole. Ma ha più cavalli il booster? Questo è da scoprire. Perché il mio booster dovrebbe avere 12-13 cavalli. Qua sarà uno sparo. Devo essere sincero, io non sono molto esperto, soprattutto degli scooter moderni. Però è molto bello. Ha una bella linea, ha un portatarga decente finalmente, che non arriva a 4 metri oltre. È molto futuristico, molto carino, ha oltretutto con la chiave un sottosella che si apre da solo, abbastanza capiente. Questo è 4 tempi ovviamente, 200 di cilindrata, 17 cavalli, 16 Nm, 107 km orari di velocità massima. Ma la chicca sapete qual è? 33 km con un litro. E io con quel pieno lì faccio 33 km, 5 litri. Andiamo dai. Sei pronto? Sei pronto? Accendilo allora. Sai perché non si accende? Perché devi tirare su il cavalletto. Mi ero già dimenticato. Sentili. Io su sto Kimco. Mano destra funziona, sinistra funziona. Salvatore mi ha detto che devo frenare con due dita. Ok. E lui in pista, noi in giro così, anche più tranquilli. Da quello che è successo a Sole abbiamo imparato una grande lezione, ovvero guantini, almeno quello sapevo, dobbiamo andare a fare benzina. E il booster? Booster! Farò un fumo della Madonna, è una vita che non lo accendo! Ah, bello comodo! Madonna, vanno uguali sti cosi! Ma prima di andare a fare benzina una pennina ci sta! Pizzica, frena forte questo motore, oh! Croccante! Pennina col booster. Ah, un bel idling, bello, preciso. Fortissimo. Ma che bello che è, che bella guidabilità che ha. Wait.
Non sto scherzando, voglio andare fino in fondo, voglio veramente regalare uno scooter a mio fratello, un po' perché cavolo se lo merita, cioè da tantissimo tempo che ormai non ha più il booster perché gliel'ho completamente sminchiato, e un po' anche perché cavolo così si diverte un pochino anche lui. Vediamo, vediamo una scannatina. Guarda come va, Oh cazzo, non ho più del booster mi sa. Dopo facciamo uno sparo. Ah, quanto tempo che non andavo in scooter, oh. Ci voleva proprio un bel giretto. Adesso però è arrivato come al solito il momento tragico, cioè di fare benzina. Benzinella, vai, mettiti 5 euro che tanto ci bastano per tutto il giorno praticamente. E per fare benzina a questo Kymco KRV si gira la chiave da questa parte qua e si apre il tappo. Qua. Il bello di questo è che non va a miscela come il booster. Il serbatoio di questa è 7,5 litri, quindi in realtà non è male. Vamos. Senti, ma va bene lo scooter da città e tutto, ma bisogna andare a vedere quale va più forte. Va bene, ok. Sparo subito. Subito. Oh, booster, vediamo di vincere, Dai, Kymco, Oggi Mitch perde. Inutile che fa le pinne. Bellissimo. Troppo bello vederlo sullo scooter. Ovviamente la mia idea con questa serie di video è far provare a mio fratello alcuni scooter, fargli scegliere uno scooter che gli piace, anche perché sentiremo lui, che è un parere soggettivo ovviamente, ma di una persona che di base non usa tanto gli scooter o le moto. Quindi questo video spero che possa essere d'aiuto sia a lui che si sceglie lo scooter, ma anche a voi, per capire se effettivamente uno scooter può essere divertente o meno. Una bella pennena, dai. Vai Micio, dove sei? Il booster non andrà tanto, però in penna. Almeno quello, qualcosa di buono ce l'ha. Ce n'ha per nessuno. Oh, ma la Kymco ha fatto proprio un bel mezzo. Oh, ma scoiattolo, che bello. Oh, non scenderei più, Kymco, top. Ok, allora, qua adesso bisogna dargliele tutto, Ok. Sei pronto? 3, 2, 1. No, no. Ma non fa un cazzo sto booster. Non fa un cazzo. No. Ciao Mitch, ciao Mitch. C'è croccantissimo questo scooter! No! Ma il booster non va un cazzo! Ma non va veramente un cazzo! Ma Guzzo, ma che cavolo abbiamo fatto? 1-0! 1-0, ma mi sa che mi dai sempre! Questo coso va fortissimo! Sto qua non va un cazzo! Se vuoi io passo di là che sono più leggero! Adesso facciamo un altro sparo, dai! 3, 2, 1! Però non va via di tantissimo, va via un po' in partenza. 2-0. Mi sa che non c'è storia. Non c'è proprio storia. Non c'è storia. Questo parte meglio. Allora ne facciamo un altro, però partendo tipo da 25 all'ora. Così okay. Vediamo quale va più forte in movimento. Va benissimo, ok. 3, 2, 1. Eccolo! Eccolo la sfida! La sfidone del booster! Il booster! Mamma mia, oh, però è lì vicino, Mitch. Ti faccio vedere una roba che... il tuo adesso bisognerà scoprire se fa. Te lo faccio vedere subito se lo fa. Aspetta, aspetta, perché questo c'ha la modalità giusta. Questo tasto qua in realtà dovrebbe bloccare il traction control, cioè sbloccare. TCS vuol dire che ha il traction control. Quindi schiacciando così logica è disattivato. Proviamo a vedere se le fa. No. Sì? Yes! Cosa sta succedendo? 6.5 hours later. Non riesce a prendere troppo la coppia, mi sa. Hai sverniciato la linea continua. Sì! Ah, è vero! Vediamo come va sto scooter un secondino. Vabbè, va come il booster praticamente. Però che figata, madonna, è leggerissimo. Ma sgomma! Cioè, se schiaccio tutto il freno dietro cosa succede? Niente, non sgomma! Ah, questo si accende... modalità anni 80, è vero. Senti, senti. Saranno 20 anni che non mi faccio un giro sul booster, perché l'avete capito, no? Ah, è dietro di me, ma... ah, adesso ti riprendo, Oh, ma non lo riprendo! Non lo riprendo! Ma che cazzo è? Ma non è possibile! Allora il peso, perché io peso 8-9 kg più di lui. Fra, andiamo di qua, facciamo un altro sparo perché non ti riprendevo. 3, 2, 1. Oh cazzo! Te l'ho detto che era il peso. Oh cazzo, ma più forte! Non ci credo, ma perché va così forte? Proviamo ancora uno sparo? Direi. Vai, 3,
2, 1. E questa in partenza va via. La mente resta in accelerazione. Ma la madonna! Ma no, ma forte, sono giù tutto, ve lo giuro, sono giù tutto. Ma è bellissimo, ma è meraviglioso. Conte sopra, va più forte quello lì, va al doppio. Non inventare giustificazioni, oggi hai perso 5 gare. Porca puttana, tutte le ho perse, ma che cazzo, oggi c'ho la maledizione. Oh, ma il booster va forte allora, è con me sopra che non va un cazzo. Vediamo se si impenna. No, ma mai nella vita. Eh no, Mitch, ti è andata male. No, io non riesco proprio a impennarlo. È troppo pesante davanti, anche perché è un telaio a tubo. Facciamo raffreddare un po' gli scooter, soprattutto il booster, perché c'ha la cinghia un po' surriscaldata. Ma com'è tornare a guidare il booster? Tornare a guidare il booster è un'emozione ventennale, perché è 25 anni che non lo guido più. C'è ancora off race però. Ah sì? Solo il il finale. Il booster si è difeso bene, però devo essere sincero, questo KRV 200. Adesso ci andiamo a fare un giro, lo provo un pochino anch'io. Poi mi dirai qualche considerazione, però diciamo. Frena forte. Sgumma, sgumma. Di motore ne ha abbastanza, non consuma un cazzo. Allora, a parte spari, sgumme e cose che succedono e non succedono, facciamo che andiamo un pochino in paese, in città, ci andiamo a bere un caffè, lo provi ancora un po', mi dici qualche considerazione dopo. Certo. E lo provo anch'io. Così torno sul booster. Sto booster non tiene più il minimo. Una volta non era capace. Booster! Booster! Questo mi piace del booster! Oh vabbè, non ci credo! Il Fiat Coupé! Il Fiat Coupé! Come c'è il suo padre, no! 20 valvole turbo! 20 valvole turbo, lei. Bellissimo! Bisognava farlo vedere a papà! Mentre mio fratello aveva il booster, mio padre aveva il Fiat Coupé. Ve l'ho detto anche nel video dell'M3. Io avevo già 7 anni, mio padre si è comprato un Fiat Coupé 2020 valvole turbo. Nonostante lui sognasse di comprarsi l'M3 e non ce l'ha mai fatta, si è riuscito a comprare il Fiat Coupé. Sia io che mio fratello abitiamo in paesini piccolini. Secondo me uno scooter di quella cilindrata 200 è giusto per rimanere in queste zone. Ma se per esempio si volesse fare un viaggio anche solo per lavoro, un po' più lungo, come per esempio andare a Milano che sono 30 km, forse il 200, anche se può andare in superstrada, è un pochino poco, ecco. Però non lo so, sentiremo quello che dirà Francia, anche perché questo è solo il primo dei 4 video che faremo. Il quarto, ragazzi, sarà ovviamente il reveal della moto che gli regalerò, che può anche non essere uno dei 3 scooter che gli farò provare, perché effettivamente magari non gliene piace nessuno e allora gliene regalerò un altro più potente. Bello, bello. Dai, piega Franci, piega. Si piega il booster, ti piega anche tu. Bravo, col ginocchio fuori. Aia, ha fatto un brutto rumore. No. No. Abbiamo fatto partire 2 mezzi in un mese. Oh cazzo. Ok, parcheggialo che andiamo a prendere il furgone. Oh figa, l'abbiamo grippato. No! Non ha più compressione, zero. Ok, Mitch. Mi sa che l'abbiamo grippato, eh. E del resto il booster, poverino, non ce la fa dopo un po'. Una volta l'ho usato. Una volta, l'unica volta che l'ho usato io l'ho grippato. E io vado! Questa è colpa di Guz. Abbiamo lavorato i carter. Ma ci avrò 100 km sto cilindro. Ma scusa, ma Guz è dove si mangia la piadina? Sì. Ok, allora possiamo tornare ad andare a mangiare la piadina. Tanto quello fai 30. Andiamo con quello. Ci andiamo con quello, sì, eh. Video. Non c'è compressione, Mitch. Ma non è che non c'è compressione, senti la biella. L'ho sentito sto tic 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 tic. Ma lo sapete cos'è la biella? Aia, aia. Direi che... mi sa che l'abbiamo fatto. Allora, ti faccio vedere una cosa. Sì. Sul booster. Sì, yes. Ti porto io. È sbiellato in diretta. Ho sbiellato. E anche devo accelerare. Ma che bello. Oh, oh, oh. Piano, Mitch. Oh. Piano. Frena, frena. Guz, veniamo a mangiare la piadina. Molla, molla, molla. È ancora più bello così, perché non devo guidare, vedi. Sì, una cosa interessante. Questo sì. Sarà lo scooter che ti regalerò. Questo? Non puoi aprire garage, vero? Beh, oh, comunque quel colore mi piace, la marmitta mi piace. Solo un problemino. Devo comprare la biella nuova. Ah, ok, inchiodata. Sei inchiodata?
Basta. L'abbiamo proprio. Basta. Ok. Ah, è sicuramente grippato. Sghiellato, non lo so, ma grippato sicuro. A parte la bella scaldatina e boh, grippatina del booster, quella la sistemiamo, Guzza. Ci sarà opera tua. Ascolta una cosa. Cosa hai trovato di buono in questo scooter? Allora, sicuramente lo scooter è molto agile. È uno scooter, secondo me, da usare prettamente in città. O comunque per muoverti in tratti molto brevi. Ok, perfetto. Può andare su per strada sicuramente, però ti annoieresti veramente tanto. Gli manca un po' di motore? Secondo me sì, manca un po' di motore, dovrebbe fare 30-40 all'ora in più. Concordo totalmente. A livello di ciclistica, freni, come ti è sembrato? Allora, sicuramente i freni non ho niente da dire. L'hai trovato agile? L'ho trovato agile. Sì. La strumentazione preferisco una classica, okay. Non una futuristica sicuramente, però ecco, secondo me è buono, buona sufficienza, gliela do. Parlami e chiudo a livello di design, se questo scooter ti piace. Sì, mi piace, devo dire la verità, anche se io sono amante del classic, quindi mi piace il classic, però devo dire la verità, quando l'ho visto appena sono arrivato, mi è piaciuto molto sia il frontale che la parte posteriore, ha i due maniglioni come uno scooterone famosissimo. Bravo, mio fratello, più bravo di me a fare le recensioni. Ottimo, ma ti piacerebbe avere questo scooter o passiamo oltre? Beh, io scelgo la seconda, anche se lo porterei subito a casa. Però effettivamente, magari qualcosa di meglio c'è. Esatto, se c'è un po' più di potenza lo proverei volentieri. Ok, bravo Franci, ottimo, direi che questo video si può concludere qua. Vedremo il secondo episodio, se vi va di consigliarmi un mezzo, qualche mezzo da far provare a mio fratello per convincerlo a farselo regalare, scrivetemi nei commenti e direi che ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!